1.900 euro di multa, 30.000 euro di contratto, 3.900 euro di multa, più del 10%. Ma che sei matto? Mi serio. 3.900 euro di multa, mi ritrovo, ma qua stiamo parlando di numeri. Gli ho detto: scusa, ma stai scherzando o stai parlando seriamente? No, no, questa è per una questione di etica della nostra squadra, della nostra società. Azzo, questa è l'etica, non tu il ritiro a pizzo ferrato, non quello che è successo che tu devi giocare un bambino, questa è l'etica. Io che ti prendo uno di voi e tu mi fai 3.900, non è che mi dici paga una cena alla squadra, che lo faccio molto volentieri, 3.900 euro. E io molto intelligentemente, Franco, dopo cosa ho detto, molto intelligentemente, no, era una battuta che era stata recepita, io gli ho detto a quel punto: se questo sei tu, io con te non ci lavoro, io me ne vado, se questo sei tu. Quando ha capito il messaggio, che era un messaggio duro, molto duro, e lo doveva giustificare fuori, ha capito che ha fatto un'ennesima cazzata e si è richiamato subito a se stesso, mandandomi sotto Sasà, perché Sasà è un grande, punto, mandandomi sotto Sasà, e Ciro Ferrara, che è il mio tra virgolette amico, me l'ha mandato sotto per cercare di sistemare la situazione. Ok, sistemiamo anche questa, andiamo avanti. Perché andiamo avanti? Perché non ti ha difeso la società? Fermati, perché andiamo avanti? Presidente, no, perché andiamo avanti? Per il bene comune di tutti. Ognuno di noi rinuncia a qualcosa di sé per il bene comune di tutti. Io rinuncio, ma dell'anzi rinuncio al cazzo. Rinuncio sempre io, ma fatemi vedere un po' che rinunciate voi. Anzi tu, non voi. Perché se no generalizziamo. Detto questo, domenica pomeriggio alle 2:30. Quindi penso di aver chiarito abbastanza bene il fatto valente. Domenica pomeriggio alle 2:30. Sono in treno, mi trovo all'altezza di Formia. Mi arriva un messaggio. E qua, mi arriva un messaggio, l'avvocato l'ha letto. Mi arriva un messaggio, su questo messaggio c'è scritto: dove sei? Sono in treno e sto arrivando a casa. Tra quanto arrivi? 20 minuti, mezz'ora sono a casa. Allora ci vediamo lì. Risposta: beh, ti conosco da 2 mesi, non sei venuto a casa mia, se vieni a casa mia la cosa è seria, abbastanza. Io ho lasciato tutti i miei indumenti dentro al volpo, io ho tutta la mia roba qua, ho finito di fare allenamento e me ne sono andato, perché avevamo un giorno e mezzo di riposo, però sarei ritornato. Ho la fortuna che c'è un treno comodissimo, 2 ore sei a casa, al centro di Salerno, dormo al Grand Hotel, abbastanza, che sarà successo? Mi sono perso qualcosa, non riuscivo a capire, non riuscivo a interpretare questo abbastanza. Che sfortuna nella vita, la vita, ci sono dei momenti che o sei fortunato o sei sfortunato, gli altri mi fanno la differenza. La sfortuna è che a casa mia in quel momento ci sono mia moglie, mia figlia, mio genero, non nomino il nome, mio genero e mio fratello, che è quello che mi è venuto a prendere alla stazione. Casa mia è dislocata in una maniera tale che se tu parli qua, da là si sente, non c'è bisogno che tu sei seduto sul tavolo, poi se sta lì senti. Mia moglie è una persona di un'educazione unica, già il fatto stesso che sta con me, questo mi fa capire che pazienza che c'è. Finita la conversazione, alla quale non ha assistito, ma che purtroppo, per fortuna, ha sentito, mi ha detto: tu sei veramente un signore. Dice: perché? Perché tu ti devi alzare dalla poltrona e gli devi dire fuori da questa casa. Io con grande educazione l'ho ascoltato fino alla fine e poi ho letto sui siti internet, ho letto sui giornali una marea di cazzate. È stato Rodito, non è stato lui che si è dimesso, è stato... cambia almeno le palle di dire le cose come stanno, di le cose come stanno. Oggi io sono un uomo libero e dico quello che mi pare, devi dire quello che le cose come stanno, non devi dire le puttanate, le cose come stanno. Abbi il coraggio di dire le cose come stanno. Sei venuto a casa mia e mi hai detto sei esonerato, per quale motivo non lo so. Ma va a fare un culo tu. Ci sono dei giocatori che non sono contenti della tua gestione. Azzo, non va. Ma
banchi. Ci sono dei giocatori, ci sono dei giocatori che non sono contenti. Ci sono... Calma, calma. Oh, come fate a parlare? Mi dovete far finire di parlare. Ci sono dei giocatori che non sono contenti. Allora, torniamo un attimo indietro. Primo, io non conosco un sistema di gioco dove si gioca in 12 e quindi accontentarli tutti è impossibile. Primo. Secondo, ammesso che ci sono dei giocatori che non sono contenti, è fisiologico e naturale, esiste in tutte le squadre del mondo, perché ci sono quelli che giocano e quelli che stanno fuori, e quelli che stanno fuori di te non parleranno mai bene, punto. Ma cosa fanno i giocatori? Parlano con i procuratori, che a loro volta parlano con la società, d'accordo? Ma allora scusate una cosa, allora che cosa succede? No, aspetta. Allora cosa succede in tutto questo? Siamo nei partiti, si su, ancora la parla, va a fare l'allenatore troppo uomo, siamo nei partiti, ancora la stanno prestando, ancora la parla, allora, ragazzi, oh, io ho fatto questo. Calma, ragazzi, bisogna avere equilibrio nelle cose, eh? Quindi io detto questo, detto questo, allora ho perso il filo del discorso, ragazzi, i giocatori. Allora io ci tengo a precisare una cosa importante relativa ai giocatori, questa è importantissima e chiamo a testimonia Avagliano e Marotta. Ascoltate, i giocatori Avagliano e Marotta hanno visto in ritiro il mio modo di trattare con i giocatori, rispetto per tutti e considerazione per tutti, tutti allo stesso livello. In questa storia, fidatevi di quello che vi dico, sono stati messi in mezzo come oggetto per poter ottenere l'obiettivo personale. Non c'entrano niente i giocatori, sono stato l'oggetto dove è terreno fertile innescare la miccia. Munard con me si è sempre comportato da Dio, Pasquale Foggia con me si è sempre comportato benissimo, fino a che ha avuto la colica. Pasquale ha sempre giocato e ha sempre avuto da me una parola in più degli altri positiva. L'ho portato molto spesso, ad esempio Ginestra, l'abbiamo discusso prima, Scalise aveva il problema del contratto, giustamente la società a tempo debito ha detto che glielo avrebbe integrato. Questo è un ragionamento, ho portato solo alcuni esempi di quelli che ho visto ieri andare in difficoltà alla ripresa degli allenamenti. I giocatori sono stati solo oggetto di, sono stati mezzo per poter arrivare all'obiettivo, ma con me e con loro non c'è mai stato uno scratch, una parola fuori posto, un comportamento sbagliato da parte dell'uno o dell'altro. Poi che scrivono su Twitter una mezza battuta, che su Facebook ne fanno un'altra, di che stiamo parlando, ragazzi? La sostanza è un'altra, che ad Alessandria hanno sputato sangue tutti quanti,
che a col Parma ho visto una squadra battagliera, che con il Lanciano non hanno abbassato mai la guardia, forse qualcuno se l'è dimenticato, con il Lanciano abbiamo fatto giocare quattro Beretti, aspetta. Ma perché l'hanno cacciata allora? Alle 2:30 arrivano a casa mia, torniamo un attimo, quindi i giocatori, ragazzi, ve lo dico con il cuore, i giocatori non c'entrano niente. E a me è dispiaciuto vedere quello che è successo ieri tra Pasquale e alcuni di voi, è dispiaciuto vedere quello che è successo nei confronti di Munard o di Ginestra, mi è dispiaciuto perché io li ho vissuti e vi dico, vi posso garantire che con me hanno avuto sempre un rapporto corretto e professionale. Non andiamo a cena insieme, ma perché non andiamo a cena insieme? Perché io sono l'allenatore e tu sei un giocatore e a cena insieme non ci possiamo andare. Torno al discorso delle 2:30, arrivi a casa mia e mi dici sei esonerato. Punto. Non ci sono dimissioni, mezze parole, mezze frasi. Esonerato. Scritto a lettere cubitali. A quel punto io cosa faccio? Pensate all'intelligenza e la sensibilità. Pensate cosa faccio. A quel punto prendo, lui è uscito di casa mia. Prendo il, senza motivo, senza motivo. Il motivo che mi ha dato, ci sono troppe chiacchiere. Ma va bene in un convento, che ci sono troppe chiacchiere, questo è il motivo. Andiamo a, esce di casa, va via, lo richiamo al telefono e gli dico, posso telefonare all'Udito? Sì, puoi chiamare l'Udito. Quindi io potevo chiamare l'Udito a prescindere, non è che dovevo chiedere permesso, ma era un ulteriore motivo per dimostrargli la mia signorilità. Chiamo l'Udito e gli dico, presidente, il suo direttore mi ha comunicato questa scelta. Mister, io ho mille cose da fare, mille impegni, mi sono state riportate cose che lì non funzionano, ci sono troppe chiacchiere, quindi ripete le stesse cose, ci sono troppe chiacchiere, non mi posso permettere di iniziare nel caos, quindi preferiamo cambiare. Fermatevi, adesso vi faccio fare uno spunto di riflessione. Ci sono troppi problemi? Allora vieni, torna indietro con me al Mediterraneo. E torna dietro con me al Mediterraneo al primo giorno, allora torna con me a Pizzo Ferrato, allora torna con me a San Vito, allora torna con me quando ho fatto giocare il ragazzino, allora torna con me e vieni a vedere dove erano i veri problemi, perché qui i problemi erano quasi stati risolti del tutto. Sono partito a 100, eravamo arrivati a 30, 35, 40, 25, eravamo arrivati a un numero piccolo, bastavano ancora arrivare questi 15 giorni al 2 settembre tutti muti, perché è finito il mercato e non si parla più, chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori, questa è la strada, se ti sta bene bene, altrimenti fuori. Detto questo io, scusatemi il termine, vado tra virgolette in depressione nel senso mi chiudo a riccio e non parlo più e comincio a rimontare il mosaico dal 17 di agosto di luglio o dal 1 di giugno comincio a rimontare il mosaico, non dormo per 3 notti di seguito, rimonto il mosaico, ma allora quella volta io sono stato concentrato a fare una cosa e questo sta a fare questa, ma allora quella volta, e rimonto il mosaico all'indietro e arrivo ad oggi, non a caso oggi, non ieri o l'altro ieri, oggi ho aspettato di avere la mente lucida, di capire le cose come stavano, di essere sicuro di quello che dico, di non poter essere contraddetto. Ma in questi 3 giorni colui che mi diceva che non poteva andare in conferenza stampa, che non potevo parlare, non poteva essere lo stadio aperto per far vedere gli allenamenti di Cozzi, colui che mi diceva mutismo totale perché questa è una piazza dove non si può parlare, parla tutti i giorni sui siti internet e sui giornali, rilascia dichiarazioni continuamente, una volta dice che è stato l'Udito, un'altra mi sono dimesso e un'altra mi sono erato. Mettete d'accordo, fa pace col cervello, mettete d'accordo, ma qual è sta decisione? Ma qual è la verità? E mi fai passare a me per uno psicopatico parlando con gli amici degli amici? Ma forse non hai capito con chi c'è a che fare, guarda la telecamera, non hai capito con chi c'è a che fare, E allora ti faccio questa domanda, rifletti un attimo la domanda che ti faccio. Torna il 17 agosto a mezzogiorno, la rifaresti sta cazzata? La rifaresti questa cazzata qui? La rifaresti o no? Pensaci bene a quello che fai, capito? Perché io non ho offeso nessuno, ho portato rispetto a tutti, sono stato signore con tutti, educato con tutti, rispettoso con tutti e per bene con tutti, con tutti. E se ho fatto una cosa l'ho fatto perché rappresento una maglia importante, rappresento una maglia istituzionale, sono in un ruolo istituzionale e non a caso sono arrivato su questa panchina a 51 anni e non a 35, quando allenavo la Cavese.
Non a caso sono arrivato qui dai dilettanti, sono arrivato qui dopo un'esperienza enorme, perché mi sono sentito pronto ad affrontare questa esperienza e sono entrato in una società con mille problemi organizzativi in quel momento funzionali, cioè significa fisiologici, normali, niente di particolare. Quindi detto tutto questo, mi fai pagare a me che cosa? Punto e ti dico un grandissimo in bocca al lupo a Minichini. La squadra è forte, ha ragione quando dice a Salerno bisogna solo vincere. Mister, lo sai, grande rispetto nei tuoi confronti, grande stima, hai un grande staff di uomini, di professionisti, hai una squadra di persone serie, fatti la tua strada, fatti le tue cose, fai le tue scelte, perché hai in mano veramente un giocattolo in un posto bellissimo, un bel giocattolo in un posto bellissimo. E non posso pensare che solo ed esclusivamente, una situazione come questa possa bloccare gli abbonamenti. Ragazzi, molti di voi, se non tutti, non sono stati sul campo a Rechi oggi, ieri, sul manto erboso nuovo. Il mio amico che è in macchina con me, Paolo, che è in fondo alla sala, è entrato sul campo, probabilmente non ci vede bene, non lo so, è entrato sul campo questa mattina che siamo andati a salutare Gerardo, il magazziniere ed Agostino, è entrato sul campo e mi ha detto: mazza, sto sintetico è perfetto. Ho detto: no, questa è erba. Voi probabilmente non avete visto lo sforzo economico che la società ha fatto per poter allestire questo impianto. Detto questo, mister, hai in mano una grande squadra, un grande gruppo, persone serie, e sei al cospetto di una società importante e di una piazza prestigiosa. Devi portare questa squadra in Serie B e bisogna fare gli abbonamenti per sostenere la squadra. E ascoltatemi, ve lo dico con il cuore, signori, perché io da oggi sono uno di voi, non più quello che non risponde al telefono. Ve lo dico con il cuore, fare gli abbonamenti, perché non bisogna togliere la passione all'Odito e a Mezza Roma, perché sono due vincenti nella vita e nello sport, e quindi porteranno questa squadra dove merita di stare. Adesso ti faccio io una domanda, rispondo con una domanda. Secondo te, se hai mai avuto modo di parlarci, secondo te, lo dico, è una persona che ti dedica più di 2 minuti per parlare? È mezza Roma! Mi devi rispondere, sì? Hai voluto fare una cosa, io ti ho fatto una domanda e tu devi rispondere. Se sei una persona importante, sì, per te, la squadra. Sì, il presidente ha mille impegni da fare. Ragazzi, se lo titolo ha preso Cascina e Fabiano ha detto perché lui è un uomo suo e non ha fatto Milazzare, devi dire questo, Lister. No, va bene, se per questo anche Lanzaro, anche Colombo, anche Trevisan non sono uomini suoi. Non lo so, tante cose, non è che io ho la verità, o so tutto. Aspetta, sto aspettando che si calma per poter rispondere. Quindi il presidente è una persona molto impegnata e se probabilmente un difetto gli si vuole trovare è quello di non poter essere presente come merita questa piazza. Ma d'altronde non si può avere tutto nella vita. Io so che è un grande presidente, è un grande imprenditore, ha delegato delle persone, a volte si delegano delle persone giuste, a volte si delegano delle persone sbagliate. Però voi state confondendo, secondo me, un aspetto vitale molto importante. Le categorie sono state inventate dall'uomo perché servono per capire e per fare le distinzioni, o le categorie sono una cosa che sono sempre esistita prima ancora della terra, prima ancora della vita? L'uomo ha creato le categorie, no? Quindi nelle categorie... Ma i soldi sono soldi, pur cazzo. Le categorie, ci sono uomini di categoria, quindi in base alla categoria dove tu operi hai dei professionisti della categoria. Probabilmente, guarda, ve lo dico come l'ho detto a lui, ve la dico para para, poi ci sono i giornalisti che capiscono quello che sto per dire, para para, come l'ho detto a lui,
Ma tu puoi fare un comunicato stampa sul sito ufficiale della società dove dici che l'allenatore è stato mandato via e non ci sono ringraziamenti e saluti? Non ci sono ringraziamenti e saluti. Ma chi l'ha fatto? Uno che c'è la terza media sto comunicato. Ma chi ti rappresenta? Tu che sei un uomo di cultura. Questa è una società, questa è una città capitale d'Italia. Non è una città di scemi. Tu non puoi far rappresentare la tua società da uno che c'ha la terza media e non sa fare nemmeno un comunicato stampa. Che c'è un comunicato stampa senza saluti e ringraziamenti. Che sono ingrassi, per carità, non ci crede nessuno. Ma l'etica conta. L'etica conta. Lui non lo sapeva nemmeno, perché non può controllare queste cose. Non è vero, perché è un grande presidente che prende professionisti per la categoria. Non può prendere professionisti di 5 categorie superiori, perché ci sono problemi logistici. Ma bene, non è un professionista, è un magnutista, non è un professionista. Quindi, detto questo, detto questo, a casa chiedo scusa. Allora, qui finisce, io sono venuto a fare questa conferenza che non ho fatto in nessuna città d'Italia, perché io vivo qui e qui dentro c'è la mia famiglia, io vivo qui e non voglio, e c'è l'avvocato a fianco a me, e non voglio che nessuno dica cose sbagliate, perché chi le dice paga, paga, è qui apposta, e qui c'è tutto registrato, quindi chi le dice paga, cose sbagliate, quindi se ho detto cose sbagliate... Un applauso alla camicia, la camicia. Chi dice cose sbagliate è giusto che paghi. Aspetta, fammi finire una cosa. Perché va via allora? No, perché... non è giusto. Io non vado via, mi hanno mandato via. Io non mi sono dimesso. Mi hanno esonerato, che è una cosa diversa. Non lo so, hanno tre versioni diverse. A lui potete chiedere. No. Detto questo, adesso aspettate. Ragazzi, siamo alla conclusione. Aspettate un attimo. Scusate un attimo perché... del discorso, aspettate un attimo, signori, qui dentro tutti siamo tifosi della Salernitana, tutti, tutti dobbiamo andare allo stadio, tutti dobbiamo tifare Salernitana, no, non possiamo per conto di qualcuno, no, noi non ci possiamo fare la guerra interna, noi dobbiamo andare a tifare Salernitana e dobbiamo andare a tifare questi giocatori, perché questi sono giocatori forti. Questo è un altro discorso, però noi dobbiamo andare a tifare Salernitana, tutti, e dobbiamo fare l'abbonamento e vi farò vedere che anche se non sarò disponibile, perché ritorno a fare il lavoro che facevo prima e quindi la domenica sono impegnato, io mi farò l'abbonamento personale, pagandolo di tasca mia, perché voglio che tutti quanti prendano questo esempio, non c'è niente contro, io mi auguro di aver trasmesso il messaggio. Mi auguro di aver trasmesso un messaggio. Io non ho niente contro la società, non ho niente contro la città, non ho niente contro la stampa, e ve lo dimostro perché non ho niente contro la stampa. Non ho niente contro i giocatori, non ho niente contro nessuno. Sono, permettetemi di dire, distrutto, perché mi è stato tolto un sogno, sono distrutto, ma io ce l'ho con una persona, non ce l'ho con il mondo. Non posso far sì che il mondo si faccia rispetto da solo per una persona. Detto questo, signori, bisogna andare allo stadio e tifare Salernitana, perché è l'unica cosa che noi dobbiamo fare, punto. Gli altri facciano quello che vogliono, gli altri facciano le decisioni che prendono, che ritengono opportune, noi facciamo quello che riteniamo opportuno, tifare per questa squadra, per Menichini, per i giocatori
e per i colori, per la società, perché vi ripeto, è una società importante, è una società che ha fatto tutto quello che doveva fare. Detto questo, che stai a riprendere col micro? Che stai a riprendere con l'obiettivo chiuso? Che fai? I finti fai? Sapete perché? Perché davanti ad una scelta, giustamente viene fatta quella scelta, giustamente voi mi dite perché tu e non lui, perché giustamente è una cosa che anch'io mi sono chiesto, tutti se la chiedono, perché giustamente chi ascolta dall'altra parte e non è presente, ascolta sempre solo una campana che tutti i giorni mette una perla, tutti i giorni mette una perla, l'altro a un certo punto dice vabbè, chiudiamo questo capitolo e andiamo oltre, mettendo in mezzo uno di noi, mettendo in mezzo uno di noi che in questa storia non c'entra niente, mettendo in mezzo Nano Calderisi che è un fraterno amico, Nano Calderisi, ripetendo, non dobbiamo ripetere l'esperienza di Calderisi, ma che ha fatto Calderisi? Ma che ha combinato di così grave? Quindi tutti gli allenatori, allora la società una volta, due, tre, quattro, no, quindi mettendo in mezzo frasi dobbiamo fare l'altra parte. Ah, dai, a un certo punto si stanca, eh. E dice, vabbè, cambiamo. Ma con tutti gli altri. Scusate un attimo, ecco bravo, poi stavo arrivando a te, scusate un attimo. Vorrei che la stampa. Ah, fatemi fare un ultimo ragionamento sulla stampa e ho finito, poi vi lascio la parola a voi. Io nella stampa ho tanti amici da decenni. Se avessi voluto fare il furbo, questo per far capire quanto io ho rispetto per la stampa, tutta, pro e contro, se avessi voluto fare il furbo, mi sarei acchittato il salottino, mi sarei portato due o tre amici e avremmo fatto una conferenza stampa mirata. Io invece ho invitato tutti, l'avvocato, dallo studio dell'avvocato sono partite le mail per tutti e ho fatto arrivare amici e presunti tali. Ho fatto arrivare tutti proprio perché sono limpido e chiaro con tutti. Io ho detto alla stampa, non leggo le vostre dichiarazioni, da questo momento le leggo tutte, anzi da domenica pomeriggio ho iniziato a leggerle tutte, non leggo le vostre dichiarazioni per non farmi influenzare, per mantenere serenità, per essere sempre sorridente, per essere sempre disponibile con tutti. Perché questo? Perché mi serve a dimostrare alla gente e di dimostrare a voi che stiamo lavorando tutti per la stessa causa. Perché se vedo che uno scrive una cosa sbagliata, poi mi rimane rancore, e nel rancore nasce rancore, e non portiamo utile. Quindi, detto questo, ho fatto un discorso legato alla stampa, uguale per tutti. Dimmi, Marotti. Allora, innanzitutto, ho parlato di esonero. Ufficialmente è una risoluzione consensuale. È un esonero dove non è stato messo su carta, è stato un esonero verbale dal momento in cui questo era conclamato, anche perché c'è anche un luogo comune legato alle telefonate che io ho fatto ai giocatori, che anche questo secondo me va chiarito, e dal momento in cui è stato conclamato questo esonero tramite la figura del direttore con testimoni a casa mia e tramite la telefonata fatta con Lotito, quindi è un esonero conclamato, io e Lotito di comune accordo abbiamo stabilito, Presidente, così come era un contratto pro forma, mister, facciamo sì che questo contratto non esista più. Giustamente, Presidente. Ecco. Sì, è bello. Aspetta un attimo. Io volevo spiegare che c'è anche una distinzione. Da una parte c'è l'aspetto sportivo che riguarda il tesseramento e l'esonero riguarda il tesseramento. L'aspetto economico del contratto viene risolto con la risoluzione consensuale. Quindi sono due cose. L'aspetto sportivo e l'esonero. L'esonero. Ovviamente, l'aspetto contrattuale si risolve poi. Quindi questo Pinù, per sopra l'avanza, quindi al di là dell'aspetto adesso formale, strutturale e quant'altro, consentimi, ci hai detto tante cose, l'hai raccontate, la cosa importante per una persona della tua esperienza, per quello che provenga a piazza, lo meritiamo noi. Esonerato perché? Se uscito una persona, ho sentito benissimo. Non lo so.
Scusa, Salotto, non lo so. Sto chiedendo, ci sarebbero state una gestione tecnica di alcuni giocatori che ti è sta, hai subito delle prese, avresti subito. Ho detto, sono a prendere il sole. No, io non sono andato. Allora te lo ripeto. Non esiste un sistema di gioco che possa accontentare una rosa. Scusami se ti rispondo con degli esempi, ma mi viene difficile spiegarlo diversamente. Tu sei il selezionatore della nazionale italiana gioco calcio che va ai mondiali, hai la possibilità di tesserare, di selezionare 23 elementi, 22 più 1, giusto? Metti in campo un sistema di gioco che mette dei giocatori non nelle condizioni di esprimere il loro meglio. Questo nasce da Signori con Sacchi al mondiale americano, a Prandelli oggi al mondiale brasiliano, dappertutto. Figuriamoci una squadra dove sulla carta tu devi fare con mille acrobazie, devi allestire una rosa, se tu puoi pensare di fare un sistema dove hai 22, 23, 24 elementi che tutte e 24 siano nel loro ruolo, nelle loro caratteristiche migliori, è impossibile, è impensabile. Questo quando si verifica a fine anno va fatta questa considerazione. Quando tu a fine anno su una rosa di 24 elementi, 25, 23 che siano, hai fatto fare una media. Ho parlato dell'atteggiamento tattico, parlavo di giocatori che non sarebbero stati destinati al progetto, non all'atteggiamento. Te lo sto spiegando. Quindi, quando tu arrivi a fine anno e ci sono giocatori che mediamente hanno fatto 25 presenze e in queste 25 presenze si sono espressi per 23 volte nel loro ruolo, allora puoi dire sì o no. Ma ad ora che tu mi parli di situazioni tattiche, quando ancora dobbiamo prendere 4-5 giocatori, perché servono pure i giovani, non servono solo i vecchi, di prendere ancora 4-5 elementi per completare la rosa e arrivare a un numero di organico di 24-25 elementi, tu sei ancora in questa fase, mi dici già di giocatori, non tu, mi dici già che ci sono giocatori che sono scuse, perché un uomo di campo le sa queste cose, non deve puntualizzare l'ovvio, servono per screditare e smontare. Servono solo per questo, perché i giocatori, se c'era un giocatore tra tutta la rosa che probabilmente poteva essere penalizzato, uno tra tutti questi era Volpi, uno, e io sfido chiunque, vai in tutte le rose d'Italia e vedi se ce n'è solo uno. Volpi, però io in Volpi ho cercato mille incastri per capire come, dove e quando, fermo restando che se quel trequartista va avanti alla difesa, Volpi è perfetto per fare quello che deve fare, cioè, quindi fermo restando quello, d'accordo? Quindi se ce n'era uno era Volpi, ma uno, anche Castiglia tra i due mediani ci sta, perché ci sta tranquillamente, certo prende meglio quell'altro, ma due ci sta. Non è che allora faccio la domanda io a voi e vi dico, allora voi andate solo in squadre che giocano con quel sistema, se poi cambiano allenatore siete rovinati. Allora voi nel settore giovanile avete giocato solo con questo sistema, allora voi quando avete fatto la vostra carriera, il vostro curriculum, solo con questo, cioè lo vedi che sono cose che si sgretolano in due secondi, sono cose che hanno una valenza minima. Ma Munard è un altro ragionamento. Torniamo dal ritiro. E mi viene detto, da San Vito di Cadore, e mi viene detto, Munard e Foggia non rientrano nel nostro progetto tecnico. E io ho detto, Munard e Foggia non rientrano nel progetto tecnico, punto. Cosa devo fare? Non convocare, non far fare le partite, giustamente, far fare allenamento. Un'altra delle cose che mi viene attribuita, che io un giorno, parlando alla squadra, alcuni da una parte, alcuni dall'altra. Quindi si rischiava il mobbing. Quando si chiama mobbing? Vabbè, le circostanze sono abbastanza importanti, non sono quelle che avvengono. Quando si chiama mobbing? Che tempo c'è per un mobbing? 6-7 mesi, un anno. Un momento dell'allenamento di un quarto d'ora. Quanto tempo ci vuole? Un anno, per esempio. Mi state prendendo ancora per il culo, e io sto zitto e sorrido e non dico niente, faccio finta di niente, non vengo a parlamentarmi con te, non ti chiamo e faccio il servo di partito, capisci quello che voglio dire? Non ti chiamo, quindi io sto zitto, faccio finta di niente e mi sento parlare di mobbing e mi viene da ridere, sta qua a fianco a me, quindi non me lo so portare a casa, d'accordo? Quindi sì, mi arrivo pure a questo, questa è un'altra cosa giusta. Comunicare Marini Baghir perché
doveva arrivare Canofalo, l'acquisto di Ricci. Giacomini, no, Ricci, c'è Ricci. Ha detto prima di Ricci. Stava per lezione venuta. Allora, aspetta, quindi io parlo a un gruppo, poi andiamo a Giacomini e a Sforzi di Capitano. Parlo di mi dicono questa cosa, io devo parlare al gruppo, una parte del gruppo. In quel gruppo non c'erano i portieri, in quel gruppo non c'era Giacomini, in quel gruppo non c'era Munard, in quel gruppo non c'era Grillo perché è un tesserato della Salernitana, in quel gruppo non c'erano diversi giocatori che non avevano interesse ad ascoltare quello che dovevo dire a quelli. Perché quando ce ne sono tanti il discorso diventa più meno concreto. Quindi mi serviva quel gruppo di 10-12 ai quali dovevo spiegare un concetto di identità. Questi altri non avevano necessità di ascoltare questo ragionamento, avevano necessità di ascoltare altri ragionamenti che sarebbero arrivati da lì a quando ce n'era la necessità. Sforzini capitano, quando si elegge un capitano, quali sono le caratteristiche di un capitano? Il leader della squadra. Quando è un leader della squadra? Aspetta, fammi finire la parola. Io fa una domanda e tu mi devi rispondere. Quando si legge il capitano? Un leader della squadra. Il capitano è o quello con maggiore milizia nella squadra, cioè quindi da tot numero di anni. Chi è quello con maggiore numero di anni nella Salernitana? Quanti? Quindi di cosa stiamo parlando? Del minimo sindacale, giusto? Minimo sindacale. Chi è il leader caratteriale della squadra? Caratteriale della squadra, ok? Giusto. Il leader caratteriale di una squadra deve essere colui che a livello di rappresentanza ambientale, di rappresentanza di squadra, di rappresentanza societaria, di carisma all'interno dello spogliatoio, riscuote da parte di tutti questa investitura, d'accordo? Se arriva un giocatore di categorie superiori che nella carriera ha sempre fatto il capitano, come Trevisan, come Lanzaro, come Gian Donato nel settore generale della Juventus, come Gabbianetta in alcune circostanze, come Colombo in alcune circostanze, se arrivano una serie di giocatori che nella loro carriera hanno fatto il capitano da più parti, ma è il centravanti, quindi quello che ti deve fare far gol, così valeva pure per Cacica, non solo per Sforzini, che ti deve far gol, che deve prendersi la squadra sulle spalle, che ha tutte le responsabilità ambientali, che deve essere colui che emotivamente deve essere anche spinto da dentro il gruppo a far sì che prenda in mano la squadra. Tu cosa fai? Lo leggi capitano tecnico, non caratteriale, non leader dentro lo spogliatoio, lo eleggi capitano tecnico per trasmettere questa forza tutto, oppure lo metti dentro come uno dei tanti? Rispondi. 26 luglio 1979, siamo ad agosto 2014, capisci quanti anni che sto in mezzo a un campo da calcio? E capisci tante piccole dinamiche come le analizzi a 360 gradi, non solo per detto quello? Giacomini in panchina. Giacomini è un mio ex giocatore, Giacomini lo conosco perfettamente, Giacomini so benissimo chi è. Ti ho detto prima che Giacomini è un giocatore che non riesce a mantenere 38 partite allo stesso ritmo e alla stessa intensità. Giacomini è un giocatore che ha determinate qualità molto positive, ma che a un certo punto può abbandonarti anche per motivi muscolari, come mi è successo nella gestione precedente in un'altra squadra, dove Giacomini durante il riscaldamento mi è rientrato dentro prima della partita, mi ha detto: io non gioco. Come non gioco? Mi sono fatto male al polpaccio, fuori uno dentro un altro. Quindi se tu vuoi vincere non puoi pensare di averne uno solo con queste caratteristiche, di così come voglio Ginestra dietro, per vincere ne voglio un altro pronto a subentrare, perché mi serve per poter integrare. Non possiamo concedere niente all'avversario. Ora ti faccio io una domanda a te e ti dico: se tu ti chiami, dimmi un nome qualunque delle squadre che fanno parte del girone, un nome qualunque, un nome di medio livello, non una che non dico del Lecce, no, più scherzo, no, perché non ci fanno la scherza, non dico il Lecce. Allora facciamo così, dimmene una che non sia il Lecce e Benevento, una qualunque. Ho chiesto a lui una. Barletta, secondo te nel momento in cui dovrà giocare contro di noi come si alleneranno per una settimana precedente? Come si alleneranno? Domanda, domanda. Volevo dire ad essere destinato a stare in